Ma io non posso sapere, io per quanto mi riguarda l'ho tenuta tutta la settimana sulla corda perché abbiamo tutto da perdere, niente da guadagnare. Ripeto, queste sono partite e situazioni che si avverano solo in questo tipo di campionato in Italia. Sono, dal punto di vista, a me piacerebbe che ci sia un campionato dove si lotta tutti al massimo delle proprie possibilità. A parte non sono convinto che verranno molti più titolari di quello che dicono i siti e di quello che hanno ufficializzato, perché so per certo che si sono allenati tantissimi over fine stamattina e quindi credo che potrebbe anche essere una tattica, quindi ho detto ai ragazzi di noi dobbiamo fare la partita e nel migliore dei modi senza pensare ad altro. E questa è la realtà, perché la partita bisogna vincerla sempre e comunque sul campo. E, ripeto, potrebbe esserci molti più over di quelli che pensiamo e quindi per quanto mi riguarda io ho studiato, abbiamo preparato la partita per giocare contro il San Severo che ha sul campo mi sembra 15 punti, poi vedremo cosa arriverà domani, che tipo di squadra ci sarà domani, è logico che non è facile neanche poi dare un filo logico a questa situazione anche dal punto di vista della preparazione della partita perché non si sa se l'allenatore è quello, che cosa succederà, quindi è tutto molto delicato. Io ho preparato la partita come se venisse la squadra che ha giocato fine domenica scorsa e poi vediamo che cosa incontriamo. Anzi, sono stato molto più pressante e cattivo questa settimana rispetto ad altre situazioni perché è normale che non sappiamo la reazione che può avere una squadra che legge tante cose, legge tante notizie anche contrastanti. Io so che fino a ieri sera hanno avuto delle riunioni in comune e fino a ieri sera ci sono stati tantissimi giocatori lì ad allenarsi. Quindi, ripeto, per me giochiamo contro il San Severo che fino adesso ha ben fatto perché ha 15 punti sul campo. Ma io credo che abbiamo messo dentro due giocatori, due buoni giocatori che ci daranno una mano e come ce l'hanno dato fino adesso quelli che ci sono stati. Quindi volevamo un giocatore con un passo diverso rispetto a quelli che avevamo sino ad ora e spero che abbiamo, diciamo, preso il giocatore giusto per poter darci un tipo anche di fisicità diversa e di passo diverso. Poi vedremo se abbiamo indovinato la scelta o meno. Per quanto riguarda D'Avanzo è un giocatore che a mio parere è un trequartista nato che poi per il cambio dei moduli si è adattato in una posizione da esterno destro a piede invertito, quindi però ci dà delle altre soluzioni anche lui, un giocatore tecnico, un giocatore di qualità. Questi giocatori che ben vengono sono arrivati mercoledì, quindi vediamo un attimino, abbiamo delle dinamiche, vediamo ancora non ho deciso. Allora, per quanto mi riguarda, i Pocio e Marino hanno ancora dei problemini, che sono, diciamo, in via di risoluzione, però sono dei problemi che possono, ricrearsi, quindi sono anche diffidati in virtù di questo, vediamo domani che cosa decidiamo. Oggi si sono allenati, ma avvertono ancora qualche problemino, quindi diciamo, un po' di prudenza in queste situazioni non guasta, anche perché non stiamo benissimo sotto questo punto di vista come la rosa intera. Per quanto riguarda Pia, non so se vi è stato detto, ha deciso, aveva un po' di saudade, quindi credo che ci lascerà. Per me è una grave perdita, per il ragazzo ogni volta che veniva a Taranto aveva, diciamo, un po' di problemi con la famiglia perché è stata una scelta essenzialmente sua, abbiamo provato a convincerlo, però ha avuto una richiesta lì vicino casa e diciamo, è stata una scelta per quanto mi riguarda molto dolorosa perché è un giocatore che sotto il profilo dell'allungo della gamba ci poteva dare qualcosa, soprattutto nel momento in cui
stava migliorando, però trattenere dei giocatori che poi magari non si sentono a proprio agio mi sembra a quel punto inopportuno, e aveva veramente un problema familiare importante. È stata per me una triste scoperta, ma è successa nell'arco della fine settimana, quindi veramente cosa di ieri, quindi purtroppo, ed era veramente rammaricato, perché lui aveva sia con me che con Francesco, con il quale aveva una militanza nel Napoli, un rapporto splendido, e effettivamente è stato anche lui in imbarazzo nel comunicarci che aveva questo problema e che lo stava portando avanti da un po' di tempo. No, è stato proprio una cosa come la trasmissione cotta e mangiata, nel senso che lui era in difficoltà con Francesco, perché comunque era un rapporto splendido. È una cosa che è nata giovedì venerdì, e quindi in più si è unita probabilmente questa opportunità di lavoro molto vicino casa, che ha fatto sì che poi le cose pendessero in un certo senso. Sinceramente, avete un giocatore che triste o non, poi i brasiliani ce l'hanno questa saudade, no? Quindi avere un giocatore che obiettivamente con noi poteva avere qualche problema di tristezza con nel stare qui nella piazza, anche se col gruppo stava benissimo, a parte il suo riscontro che potete avere anche da ragazzo, quindi dico eresia. Conti è andato alla Correggese, lì c'è stato arrivando Vaccaro c'è stata una scelta, diciamo, anche mia personale, che l'ho avuto, in ogni caso lui aveva una squadra vicino casa che lo accontentava. Per me un giocatore importante, perché l'ho voluto e perché ha dato anche tanto al Taranto, però probabilmente come caratteristiche somigliava a quelli che avevamo, e così come l'ho avuto mi prendo la responsabilità. Io ho parlato con un ragazzo, abbiamo un rapporto splendido, e lui in questo centrocampo, avendo un altro giocatore con caratteristiche diverse, avrebbe fatto fatica. Siccome aveva delle opportunità, abbiamo deciso insieme di privarci del giocatore. Quello che so, non so se c'è una trattativa, è un giocatore che ho visto, un giocatore interessante che vogliono in tante squadre, e poi sembra che dove mettiamo le mani noi le mettano un po' tutti, quindi è un giocatore interessante che ci può far comodo. Ciccerelli.